Il primo mercatito qui in Piazza San Jacopo è stato fatto il 1° ottobre del 78 e oggi, dopo circa penso oltre 30 anni, perché poi ci siamo spostati nella zona Ede, siamo tornati in Piazza San Jacopo proprio per, diciamo, un po' per rinverdire quei tempi. Un ritorno alle origini per il Calcit. Il mercatino è infatti tornato a conquistare il centro Piazza San Jacopo, dove tutto era nato nel 1978. Protagonisti della giornata anche molti dei pionieri che 40 anni fa erano al fianco di Gianfranco Barulli per lanciare questa avventura. Sono diversi, dunque intanto c'è Raul che all'epoca faceva da mangiare davanti al suo ristorante, ora oggi vende ferri da cavallo, poi c'è la Greta Palazzini che è la figlia di Franco Palazzini, quello che ha ideato questo mercatino, poi ci sono le due socie di Gianfranco Barulli, la Giovanna Casucci e la Roberta Sandroni, e insomma poi tanta gente, che compresi noi che siamo qui fin dal 1978. Un'edizione, quella del mercatino in Piazza San Jacopo, che adesso diventerà un appuntamento fisso. L'incasso dell'iniziativa è stato di circa 10.000 euro. I mercatini di quest'anno li abbiamo, anche se nel frattempo abbiamo anche comperato altre cose, però li abbiamo un po' concentrati sullo scudo, che è un servizio che ci costa, grazie ai contributi dei cittadini, 300.000 euro all'anno, perciò è giusto che venga, diciamo, che venga messo in evidenza, e l'incasso di questa giornata sarà dedicato a questo servizio molto importante per tutti.